Un po' in ordine sparso abbiamo Nils Hartmann per Sky Scoop Studios, Riccardo Tozzi, Cattleya, Nathalie Perus Atlantique Production e Olivier Bibas per Canal Plus. Gli sceneggiatori Leonardo Fasoli e Maddalena Navagli. Gli interpreti Lisa Vicari, Giuda James, Numi Rapaz, Mattia Scherherz e i registi Enrico Maria Artale e Francesca Comencini. E in prima fila diamo il benvenuto, ringraziamo Don Antonella D'Enrico, che è l'Executive Vice President Programming Sky Italia. Allora, attendo le vostre domande, comincerei io con una domanda per Francesca. Vorrei chiederti, Francesca, intanto che ruolo ha avuto che ruolo ha avuto il western nella tua formazione di cinefila, di spettatrice e di regista, e come hai lavorato per conciliare la tradizione con la contemporaneità di questa serie? Sì, buongiorno a tutte e a tutti, grazie di essere qua. Prima di rispondere alla tua domanda, volevo fare una brevissima dichiarazione, molto sentita, in memoria di Mahsa Amini e in sostegno e solidarietà per le ragazze coraggiosissime che in Iran, insieme ai ragazzi, stanno lottando per la libertà. Ma in realtà poi questa dichiarazione mi porta anche a parlare degli aspetti, per rispondere alla tua domanda, di cosa io ho amato da ragazza nei western degli anni 70, perché erano dei film di rivolta, di ribellione, sono sempre stati degli antieroi che erano contro le forme di potere, refrattari, anarchici. Sono stati dei film, sia i western italiani che quelli americani, in quell'epoca in cui io ero una ragazza e mi formavo andando al cinema, che hanno costruito un grande racconto, una favola nera per adulti, in cui quei registi sono stati in grado di parlare di quel tempo, dei conflitti di quel tempo e di quello spirito di rivolta e indomito. Almeno questo a me hanno trasmesso, per cui questo sono stati molto importanti e li ho amati molto, tipo Wild Bunch, questi film, tanti film sono stati delle leggende proprio. Quindi hanno avuto un ruolo importante nella mia formazione di persona, di ragazza ribelle, direi. E niente, cosa mi ha portato a fare Django e come mi sono rapportata con la... Allora, noi sappiamo che avevamo una tradizione leggendaria e l'abbiamo rispettata e omaggiata. Al tempo stesso abbiamo cercato, in primis gli scrittori, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, di fare come hanno fatto loro, cioè di parlare del nostro tempo. Abbiamo cercato di utilizzare questa cornice, questo sogno di cinema smisurato che è il western, per parlare del nostro tempo, per dare un grande protagonismo ai personaggi femminili, per raccontare una nuova tipologia anche qui di antieroe. Anche il nostro Django è un antieroe come i suoi predecessori, con forse delle crisi più intime, più legate a una sfera affettiva, quello che ci sembrava legato a qualcosa che ha a che fare con i codici della virilità. Oggi raccontare una crisi, e abbiamo raccontato anche molto diciamo un mondo senza frontiere, un mondo pieno di differenze, in cui ognuno è il diverso di qualcun altro, in cui c'è l'utopia che tutti siano e tutte siano accolti, e in cui c'è chi ha paura di queste diversità, ne ha paura chiudendosi
un antagonismo che qui è magnificamente incarnato da Noomira Paz, che l'antagonista è un personaggio femminile, un altro elemento di grande interesse per me, e abbiamo cercato di dare anche a questo antagonista, a questa antagonista, una profondità e diversi strati di complessità, non limitarci a farne la cattiva, perché anche questo ci è sembrato molto interessante, questo personaggio di donna che diventa in un rovesciamento quasi la più feroce guardiana di un ordine patriarcale, una donna, e abbiamo cercato di capire e di interrogare cosa c'era dietro questo suo estremismo. Quindi questo. E mi aggancio proprio a questo che dicevi sull'antagonista femminile, perché mi sembra un elemento di forte contemporaneità, ma soprattutto perché questi personaggi esistevano, solo che nessuno li ha mai raccontati finora. E quindi ne approfitterei per chiedere a Noomi di raccontarci un po' di questo personaggio, che tipo di riflessioni ha fatto e come, insomma, avete costruito insieme anche il personaggio, che dimensione avete voluto dargli, che spessore avete voluto dargli. Well, hello everyone. To start with, it's an honor to be here today with all these amazing people and to sit next to Francesca Comancini. Because from my very first Zoom call with her, and she told me about what she wanted to explore with this specific character, Elizabeth. And when I heard Leonardo and Maddalena speak, I just felt like this door, they open a door into a possibility of creating a character that had a complexity that would be very rare. And they wanted to go on a journey, they invited me to come on board. And it was just from the very first call, we started to dig into her, to how do you understand a person that is driven by extreme hatred and does, you know, brutal, violent acts. And, you know, from a first glance, it's just an evil person. And then when you start digging, you start to understand why, and why would someone go to that point of extremism. And I find that really interesting because it becomes a deep study of someone's psyche rather than just playing the villain, you know. So it was an incredible journey to be on, and I loved working with you guys. Hello. Thank you. So yeah, it was very much a collaborative process, and it was and I loved bringing her to life. Ci sono delle domande, c'è una domanda qui davanti. Buongiorno, Emanuele Zombo per Fatti Italiani, CNN Magazine. Per la regista, innanzitutto, qual è il messaggio della sua opera? Poi ha parlato di patriarcato, voglio sapere, secondo lei, se il cinema può formare, insomma, i giovani a contrastare, soprattutto in questa epoca, la violenza contro la donna. Il messaggio, non credo ci sia un messaggio, c'è il tentativo di esplorare, di raccontare bene, il meglio possibile con i mezzi che sono i nostri del cinema, cercare di fare un'opera che sia il più possibile accattivante e il più possibile sorprendente, per raccontare le contraddizioni, e per raccontare anche dei personaggi forse meno visti, più invisibili, come in questa città utopica di New Babylon, per raccontare le contraddizioni dei personaggi e del nostro tempo. E quindi non è proprio un messaggio, è il tentativo di far al meglio possibile il nostro lavoro, andando a affrontare le complessità e cercando anche di avere un punto di vista personale. Il cinema, rispetto alla sua seconda domanda, penso che quello che possa fare è raccontare dei personaggi femminili forti, complessi, ricchi, autonomi, anche negativi, non per forza positivi, e cercare di creare una rappresentazione in cui il pubblico, sia maschile che femminile,
possa incontrare dei personaggi femminili forti. Penso sia qualcosa di importante. Una domanda qui. No, è una... va bene, uguale, uguale. Buongiorno, sono Andrea Guglielmino di Cinecittà News. Domanda sia alla regista che agli sceneggiatori. È chiaro come vi siete rapportati con Corbucci, ero curioso di sapere se vi siete rapportati anche con Tarantino. Potrebbe sembrare inizialmente, scherzando, ripetiamoci quello che è nostro, ma evidentemente non è così, abbiamo visto che insomma, parla d'altro, ma volevo sapere insomma il rapporto con quell'altro giallo che comunque è altrettanto iconico. Grazie. Buongiorno a tutti. Sì, ci siamo rapportati anche con Django di Tarantino dal punto di vista della scrittura, in quanto anche il Django di Tarantino in qualche modo, in una maniera spettacolare, con azione, con quelli che sono gli stilemi di Tarantino che conosciamo, fa un racconto politico. Un racconto politico in senso non ideologico, cioè non è uno statement politico, è una riflessione, nel caso di Tarantino e nel nostro caso, che parte dalla condizione reale della popolazione black dopo la fine della guerra civile americana, un'apparente vittoria, in realtà una clamorosa sconfitta di fatto, e partendo da questo metti in scena dei personaggi che rispecchiano delle condizioni ancora esistenti oggi, quindi in questo potenzialmente universale. Sì, insomma, Tarantino per noi comunque è un, come tutto il cinema western che ci abbiamo guardato come riferimenti visivi per capire come erano stati fatti prima, è, insomma, è assolutamente necessario guardarlo e capire come aveva svolto quel compito, quel lavoro lì che era straordinario. E, il tentativo però appunto rispetto al western italiano era proprio quello di cercare di trovare quali erano delle chiavi per parlare attraverso un racconto, come ha detto prima Francesca, che è una sorta di fiaba di problemi che sentiamo vicini. E una parte dei problemi che sentiamo vicini è il fatto di una contrapposizione molto forte tra identità e culture magari minoritarie, e chi avverte questo come una possibilità di apertura e di futuro, chi invece avverte questa apertura come una possibile minaccia e dunque si barrica dietro una guerra perenne. Questo elemento, diciamo, tra chi va verso società che necessariamente tendono ad aprirsi e invece chi cerca e ha paura dell'apertura e va verso società che vogliono chiudersi, ci sembra un elemento molto contemporaneo che abbiamo cercato di rappresentare all'interno del western. Prima di ridarvi la parola, Francesca parlava di crisi, crisi di personaggi, che appunto la crisi rappresenta la contemporaneità, è uno degli elementi di contemporaneità, e quindi vorrei chiedere a Mattias di raccontarci il suo personaggio, che è un personaggio come anche gli altri, però, insomma, dove la crisi è molto, molto evidente, un padre che tormentato da sensi di colpa, un padre che ha fallito, ecco, mi piacerebbe sapere da lui anche come ha vissuto questo personaggio, che tipo di riflessioni gli ha suggerito sul genere che è decisamente evoluto. Well, good afternoon everyone. Well, I think that the character of Django, his individual arc has to do with how to go on with life after you lost everything that is dear to you, or almost lost. He still has Sarah, of course. And that is a very, sadly enough, it became more relevant today, seeing the situation that, you know, we're in the world. There's a lot of people suffering this type of reality. And the desire for Django is to at least restore the last possibility of being able to express his love to the person that he still has around. And that's a very, as Francesca pointed out, a very personal crisis. I don't know if that fully answers your question. Yes, okay. Thank you. Bye. Allora, Roberto Rufugio per Torchelide, per la regista Francesca Comincini. Come si è trovata a dirigere l'attrice più brava del mondo, con tutto il rispetto per le altre, e poi estendo questa domanda anche a tutti gli altri che non hanno ancora parlato, come è stata la vostra interazione proprio con Lady Elizabeth?
Mi sono trovata molto bene. Mi sono trovata molto bene con tutto questo cast. È stato un cast straordinario, con un livello di impegno, anche di esigenza, anche difficile, perché sono attori e attrici che hanno collaborato a costruire e allargare questa serie. Ciascuno di loro, li vedete qua, ce ne sono tanti altri che non sono presenti, si sono implicati in maniera molto personale, molto appassionata. Quindi è stata una prova. Io non avevo mai fatto un lavoro con un cast internazionale e sicuramente è stata un'esperienza da cui ho imparato, a volte anche dolorosamente ho imparato tantissimo. E l'incontro con Numi è stato un incontro importante per me come regista, anche di vita, perché Numi è una grandissima attrice, ma anche una donna molto forte. E, diciamo, siamo due donne che stanno in questo mestiere, e, insomma, forse ci siamo capite su tante cose, ecco. È stato un onore lavorare con tutto questo cast, comunque. E quindi la domanda era anche per Lisa e Iuda, che ancora non abbiamo sentito. Quindi il rapporto con il personaggio e sulla modernità dei rispettivi personaggi. Vuoi cominciare? Dita. Hello, everyone. You're asking about the relationship between Judas and my characters, or yeah, no? Oh, sorry. So I think Sarah and Seymour have a very interesting and complex relationship with each other. It's very toxic, and we had a lot of fun exploring these layers that the characters have and how they interact with each other, because in a way they can't really live with each other, but they also can't really live without each other. And they have a very strange and also very abusive relationship with each other. But the more we discovered the scenes, we discovered that there is more love between them than you maybe initially would think. Just, I mean, that's really something we had like a whole development on when we developed the scenes, right? Yeah. Hello, everyone. It's the interpretation of love and what that does to two people who, in essence, we would love to believe love each other. And so, and in terms of how it relates to modern love, I think love can be interpreted in so many different ways. And so what we're touching on is this the real substance of that. And the translation, unfortunately, is quite brutal at times, often from one side than another, but you actually see what that does in terms of the tie that they have. And when working together, I think we had the room to be able to do that, having multiple conversations with Francesca with regards to how do we explore that and not take it to this stereotypical one-sided element. We wanted it to be real, because it is real. You're dealing with the brittleness of toxic masculinity, as well as what that does when you've got strong femininity. And that clash is a very interesting dynamic. And I think we just dived in, and I think we got to a place that we didn't expect as well, and that was beautiful. So yeah, that's it. Enrico, che cosa rappresenta invece per te il western e come è stato conciliare, come hai lavorato per conciliare, magari, come dire, non avete per nulla lavorato, è venuto in maniera molto naturale il tuo sguardo con quello di Francesca, su un genere che forse è anche inutile sottolineare, è stato sempre appannaggio di insomma, registi uomini, e quindi come è stato confrontarsi con uno sguardo inevitabilmente diverso. Devo dire che io ero proprio il primo, io ho amato il western prima di amare il cinema, e questo è stato sicuramente il motivo determinante che mi ha fatto accettare un progetto così entusiasmante, ma anche per me così problematico nel momento in cui mi veniva proposto. E è bastato molto poco tempo per capire l'intelligenza dell'approccio di Francesca, prima di tutto sulla collaborazione.
nel senso che lei ha improntato questo rapporto con me e ovviamente anche con David Evans fondamentalmente su un'idea di libertà che ognuno doveva sentire priva di qualunque tipo di condizionamento stilistico, estetico, perché tanto poi in qualche modo il processo sarebbe stato organico e quindi la coerenza sarebbe un po' venuta da sé, con l'unica raccomandazione di andare un po' al cuore veramente delle vicende. E forse credo che in questa frase c'è anche la differenza di cui parlavi, no? Cioè all'interno di un racconto western che chiaramente ha una mitologia ben codificata, generalmente molto improntata anche su degli eventi spettacolari legati alla violenza, legati all'etica, legati a tutto quello che rappresenta per gli Stati Uniti il western, qui c'era una volontà forse più europea, potremmo definirla, di cercare l'emozione dei personaggi, cercare anche il melodramma, cercare di stare dentro la testa dei personaggi ancor prima che nella coreografia dell'azione o quant'altro. Quindi questa è stata un po' la linea guida, credo, del suo lavoro e che poi ha trasmesso anche a noi. E vorrei chiedere, abbiamo ancora qualche minuto, sì, vorrei chiedere ai produttori che cosa hanno amato del mondo creato dagli sceneggiatori e quindi l'hai portato in vita dai registi. Che cosa avete amato di questo mondo? Diciamo ci corrisponde molto, cioè l'idea di usare una struttura di genere per fare un racconto che, come lo ha definito Francesca, a proposito posso testimoniare che Francesca è stata una giovane molto ribelle perché c'ero e non sapevo che era colpa dei film che facevano vedere. Quindi è esattamente quello, cioè prendere il genere, utilizzarlo nelle sue forme, nelle sue strutture per un racconto sul presente. Che è poi lo specifico del western all'italiana, in realtà è quello, erano più o meno tutti i western sul 68 e precedenti e seguenti, ma insomma quel momento, quindi ci siamo totalmente trovati, poi anche la grande dimensione, periodicamente ci piace metterci nei guai con operazioni così gigantesche, e sapevamo che avremmo trovato immediatamente ascolto a Sky, perché anche loro piace mettersi nei guai. Però l'idea di partenza di farlo in realtà è stata del nostro amico Olivier Bibba, che ne ha parlato con Marco Chimez. E noi ci siamo entusiasmati e abbiamo poi condotto l'operazione in una direzione molto storta. Non sono sicurissimo che Olivier in partenza voleva andare così storto, però poi ci ha seguito con massimo entusiasmo. Devo dire che è vero che è stato molto sottolineato questo aspetto. Ci sono grandissimi personaggi femminili, il femminile è un elemento importante di tutto il racconto, però c'è un grande personaggio maschile, un'evoluzione, è proprio il personaggio in grande cambiamento che Mattias ha condotto, secondo me, magistralmente, proprio un processo, un percorso che poi porta a un finale profondamente commovente e emozionante, insomma, quello è anche molto un film sul maschile. Certo, inevitabilmente. Sentiamo Olivier, visto che è stato citato da Riccardo. Hi everybody. Just to answer this question, I think that I think it was really tough actually to do Django as a TV show because actually the references are, you know, I was a big fan of Solima, Leone or Corbucci, and how do you do that into a TV? How do you turn a big IP like Django into a TV show? I think it's a huge challenge actually, and I think you did it very well, so thank you so much to you too. And I think it's tough because actually it's something which you have to go, it's not. When you have a feature film and doing something which is great, you know, with and turning it into a TV show, I think is complicated because we have to use the tools of a TV show, which means good writing always. And I think the fact that you, Madame Zero, were able to build complex characters, actually, as you did, and I think we discussed that, you know, with Nuni Matias and everybody, and I think it is complex characters and heroes, you know, strong women, and the character also of Nicolas Pinocchio is also very interesting, you know, in this regard, because he's building, you know, a utopian city just after, you know, the secession war. And I think you have not seen that on television right now. So I think this is something where
I think we kind of upgraded, you know, the movie genre into something which is very modern and contemporary, into a TV show, and good TV show is about good characters, and I think we have those layers and complexity in each of the characters of the show. And when you watch the entire show, I think it's very rewarding, you know, to see the character which have been implemented and to see the closure and see the very end. You see those complexity and those layers which I think are doing this show what it is today. Mm-hmm. Thank you. And Nathalie? I think, hi, thank you for all being here today. I'm very lucky that I had to work on this TV show. I arrived quite late on board, but I was very, very impressed. I think this show is a very beautiful collective work. Django is like New Babylon, you know, bringing together people from with big visions, big dreams, and very different cultural backgrounds. And so it's a success, really. The solidarity of the collectivity is beautiful. E chiudiamo con Nils. Sì, questa serie è quello che con Cattleya ci è sempre piaciuto fare, è grande cinema. E quando la serialità diventa grande cinema e usa il genere per portare anche altri messaggi, questo ci rende particolarmente orgogliosi. Tra l'altro in questo caso è un progetto internazionale, ma con tantissimi talenti, a partire dagli autori, ma scenografo Paki Meduri, Tuco Parrucco, è tanto talento italiano per un progetto che poi trova una platea internazionale, con gli amici di Canal Plus, ma anche con Sky UK e Sky Deutschland. E ci sono, oltre a questo fantastico cast internazionale, un paio di chicche. Vinicio Marchionni fa un ruolo molto bello e Manuel Agnelli ha posato la chitarra per imbracciare il fucile. E chiudo dicendo che per me, con grandi complimenti a tutti i registi, a tutto il gruppo di lavoro, però lo sguardo della ragazza ribelle su questo progetto per me è stato fondamentale, una decisione molto molto importante. Allora, ci fermiamo qui, grazie a tutti, grazie a tutti.